Ciao ragazzi, bentornati sul canale Tutto Tech. Oggi andiamo a trattare il prodotto Fire Stick. In che senso? Andiamo a vedere se la nostra Fire Stick ha la copertura per quanto riguarda la protezione da eventuali virus, spam, piuttosto che altri tipi di attacchi che potrebbe subire quando andiamo a scaricare delle applicazioni di terze parti. Purtroppo questo è un rischio reale per quanto riguarda il nostro prodotto. Però possiamo andare a vedere sul sito Amazon, quello ufficiale, se abbiamo una copertura, perché Amazon garantisce una copertura da tutto questo. Quindi ci spostiamo sul computer e verifichiamo se la mia Fire Stick è ancora coperta. Non penso, perché è passato un po' di annetti. Però andiamo a vedere. Come detto, entriamo nell'app di Amazon, quella ufficiale, andiamo nel nostro account, dopodiché scendiamo e scorrendo si arriva a dispositivi. Qui vi compariranno tutti i dispositivi che avete in casa. A noi interessa la Fire TV, quindi ci clicchiamo sopra e poi clicchiamo qui. Qui intanto dice che il prodotto è stato registrato in data 17 giugno 2020. Procediamo. Aggiornamenti della sicurezza software fino al 2024, quindi per quest'anno sono ancora coperto. Poi dall'anno prossimo purtroppo non sarà più così. Se entriamo dentro nelle specifiche, dice che comunque Amazon garantisce per almeno 4 anni una copertura sul software per eventuali problemi derivati appunto dallo scaricare delle app di terze parti sulla nostra Fire Stick. In più sotto, scorrendo, abbiamo un elenco di tutte le Fire Stick e di tutti i televisori o soundbar che hanno all'interno il nostro dispositivo vocale. Quindi possiamo andare a verificare il modello e vedere se abbiamo questo tipo di copertura. In più, in questa schermata abbiamo la possibilità di annullare la registrazione. Questo magari può servire quando abbiamo la necessità di regalare o di vendere la nostra Fire TV, oppure di eliminare le registrazioni vocali, come vi ho spiegato in un video precedente, ma ne farò uno magari un po' più approfondito. E qui c'è la possibilità di eliminare tutte le registrazioni vocali di quando abbiamo dato i comandi alla nostra Fire TV Stick. Qui possiamo modificare il nome della Fire Stick, io per esempio qui posso mettere uno spazio. Qui possiamo riavviare il dispositivo, qui ci dà una connessione, che tipo di connessione abbiamo. Per adesso è un po' bassa perché comunque è abbastanza distante dal modem, e qui ci dà le informazioni sullo spazio libero per l'archiviazione dei dati. Come avete visto è molto semplice, abbiamo la possibilità di verificare questo dato che è molto importante, in modo tale magari anche da regolarci se abbiamo una sola Fire TV Stick in casa, decidere se continuare a scaricare app di terze parti. Se eventualmente ne avete una che non ha più copertura, state magari un po' più attenti e verificate che cosa andate a scaricare. Naturalmente, se avete più di una Fire TV Stick, avete la possibilità, entrando nella sezione dei dispositivi, di verificare tutti i dispositivi comunque, di verificare qualsiasi cosa da quella pagina. Bene ragazzi, vi ho voluto preparare questo video perché secondo me è fondamentale capire se c'è o non c'è una copertura da tutto ciò che può accadere alla nostra Fire TV. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!